Prepariamo le zeppole a doppia cottura. Ci occorrono 250 ml di acqua, 200 g di farina 00, 100 g di burro morbido, 5 uova medie e un pizzico di sale. Per la farcitura abbiamo bisogno di crema pasticcera e amarene. In una pentola mettiamo l'acqua, il pizzico di sale e il burro tagliato a pezzi già morbido. Facciamo sciogliere bene il burro, mescolando di tanto tanto a fiamma media. Quando il burro si è sciolto completamente e comincia a sobbollire, buttiamo la farina tutta di un colpo e mescolando per 4-5 minuti facciamo cuocere. Quando si è ben staccato dalle pareti ed la farina è cotta, la trasferiamo in una ciotola fredda e lasciamo intiepidire per 4-5 minuti. Quando si è freddato possiamo cominciare a mettere le uova. Dobbiamo aggiungerle una alla volta e non aggiungerne un'altra fino a che non ha incorporato bene la prima. Mescoliamo per bene, aggiungiamo il secondo uovo e facciamo la stessa cosa, così per tutte e cinque. Dopo aver messo l'ultimo uovo e amalgamato per bene, il composto risulterà liscio e un po' cremoso. Nel mentre abbiamo acceso il forno a 200 gradi per farlo riscaldare, per fare la prima cottura. Prepariamo una teglia con carta da forno e ci metteremo 3 o 4 zeppole a seconda della padella dove poi andremo a friggerle per fare la seconda cottura. Dopo aver messo l'impasto nella sacca à poche, con un beccuccio a stella largo, creiamo le nostre zeppole. Facciamo dei cerchi e le mettiamo in forno per 8-9 minuti, il tempo che si gonfiano un pochino. Usciti dal forno risulteranno gonfi, li prendiamo subito e li mettiamo nell'olio caldo. Facciamo colorare da una parte e anche dall'altra. Una volta che sono belli dorati da tutte e due le parti e gonfi, li facciamo scolare e freddare prima di farcirli con la crema e le amarene. Per decorare le nostre zeppole, prima le spolveriamo con zucchero a velo, poi prendiamo un po' di crema, gliela mettiamo al centro e infine mettiamo l'amarena. E le nostre zeppole sono pronte.